Le stanze abbandonate all'incuria del tempo oggi hanno iniziato a risuonare delle note uscite dagli strumenti musicali degli allievi del Conservatorio Federico Ghedini di Cuneo. Il demanio affidato, incomodato d'uso gratuito per 30 anni, alla Scuola di Musica Cunese, l'immobile che fa parte della caserma Cantore, e ad agosto dovrebbero partire i lavori. Si ricaveranno lungo i corridoi dove un tempo si affacciavano le camerate di migliaia di soldati, le sale da musica per gli studenti del Conservatorio. Io personalmente realizzo un sogno che ho cominciato 13 anni fa, quando ho messo gli occhi sulla Cantore per l'università, per gli insediamenti del decentramento universitario in Cuneo. E grazie al Conservatorio, finalmente, agli impegni anche che ha preso il Comune dividendo quest'area dall'altra area della Cesare Battisti, finalmente riusciamo a realizzare quel sogno, perché questa, che potranno fra non molto tempo vedere tutti i cittadini di Cuneo, può diventare la piazza della cultura, la piazza anche della musica, grazie al Conservatorio, che tengo a ricordare a tutti quanti è l'unica istituzione universitaria interamente cuneese, perché il Conservatorio è un'istituzione di valenza universitaria. Quindi si realizza davvero un sogno, fra l'altro un immobile è splendido e grande, quindi ci sarà una sede bellissima del Conservatorio che potrà dare alla cittadinanza tutto quel che può dare, ed sarà tanto, perché non è solo musica, è alta formazione, quindi veramente lavorando in piena sinergia, che è quello che abbiamo intenzione di fare col direttore Pennarola, lavorando in piena sinergia con il Comune, con tutte le altre istituzioni, con la provincia, con tutte le istituzioni importanti della città, del territorio e della provincia di Cuneo, possiamo veramente fare una cosa splendida, la porta della cultura della città di Cuneo, la porta della cultura della provincia di Cuneo. I vertici del Conservatorio Cunese guardano con speranza anche alla costruzione di un auditorium da un migliaio di posti.